di rappresentare l'ultimo decennio, gli ultimi giorni, e fare un minimo, quindi anche un percorso, non dico storico, ma comunque di lavoro istituzionale che è stato fatto dalla Commissione, non facile, che ha portato, come diceva Loris, a un risultato importante, perché se in qualche modo i comitati, i parenti delle vittime hanno consegnato una missione importante al due rami del Parlamento, beh, credo sia significativo e marchevole d'attenzione il fatto che da una parte sostanzialmente non solo si è avviato, ma siamo sostanzialmente in giro di prova, dall'altra siamo ancora veneti, e il motivo per cui noi al Senato abbiamo scelto, anziché fare la canonica commissione bicamerale d'inchiesta, dove occorre un disegno di legge istitutivo, dove occorre in qualche modo regolare procedure e rapporti tra Camera e Senato, abbiamo preso l'iniziativa e siamo assolutamente determinati a portarlo a fondo. Penso sia inutile dire che la vicenda di competenze l'ho vissuta fin dall'inizio. Nel 91 io era praticamente un anno che ero consigliere provinciale, e credo da allora non sono mai mancato, mi sono pensato con le cose per rifare altre cose, insomma. E devo dire che la vicenda mi lega un rapporto, almeno da parte mia, di amicizia, di affetto, di stima, non mi fa prendere, non mi fa, non mi consente di prendere alla leggera la questione di una importanza per la nostra città capitale, come appunto la vicenda di Cosenza. Voglio anche sottolineare il fatto che trovo assolutamente appropriato il fatto che nella festa nazionale della comunità, supporto, trasporti e infrastrutture, questa iniziativa abbia trovato ospitalità, la trovo di una importanza anche di aver colto appunto un momento di riflessione, di memoria. Soltanto se ci ricordiamo e se viviamo attivamente e frequentiamo attivamente la memoria per non dimenticare, possiamo sperare che tragedie come quelle che sono compiute, stragi, come dice Loris, non si abbiano potuto perdere. Io sono sempre stato, come dire, molto convinto richieste semplici, categoriche, che Loris e i comitati hanno fatto fin dall'inizio. Due cose soltanto, ma di capitale importanza: verità e giustizia. Purtroppo ci troviamo a qualche distanza dall'accaduto, non avere né l'una e di conseguenza neppure l'altra. Allora, una commissione d'inchiesta non è la prima volta che il Parlamento ci prova, ma ha trovato talvolta un punto insormontabile, talvolta un punto. Questa volta non c'è una garanzia, da questo punto di vista, poi cercherò di spiegare tutti i passaggi. La commissione d'inchiesta, dicevo, non si può sostituire al capo del tribunale, quindi non sarete in grado di fare giustizia, però credo che saremo nelle condizioni, vorremmo essere messi nelle condizioni, ovviamente, di dare qualche faro di luce rispetto a una verità che, come dire, nell'ambito della verità processuale mi ha dato la minima soddisfazione rispetto anche alle mettine assurde di evidenza che poi si ricordava dal punto di vista appunto delle dinamiche della collisione, dal punto di vista appunto dei soccorsi, dal punto di vista degli interventi veramente fatti per soccorrere a partire appunto dalla città Abruzzo, a partire appunto dalle condizioni appunto in cui noi pensiamo. Quindi elementi che hanno trovato, come dire, anzi, a dirla tutta, nelle fasi delicate della vicenda processuale abbiamo assistito a cose raccapriccianti, come la manomissione di un relitto che deve essere sequestrato e non ci deve essere accesso, perché paradossalmente è stato come dire, profanato da questo punto di vista, che era significativamente importante senza avere un riscontro. E non voglio qui dilungarmi su questioni che con Loris abbiamo dibattuto negli anni, anche rispetto alle costruzioni. Io su questo sono molto più intrigato di Loris, perché alcune ricostruzioni su cui devo ammettere che Loris ha sempre avuto una naturale e sana diffidenza, a me tuttora fanno storgere la bocca. Penso alla questione appunto del traffico d'armi, che quella sera comunque veniva e avveniva nella rada del porto,
e a tutte le implicazioni che operazioni del genere ovviamente dovranno essere attivate. Quindi vicenda complicata, vicenda molto complicata, vicenda che letteralmente non è riconoscibile soltanto da mia responsabile di piccolo capitaggio. E quindi la delicatezza anche dal punto di vista diplomatico istituzionale di muovere questi passi nella direzione della commissione d'inchiesta. Detto questo, io vorrei anche vorrei dare lettura dei punti che sono stati scritti parte della Commissione del Senato sui campi di indagine su cui lavorerà la Commissione di inchiesta, perché dopo le parole di Loris penso acquista un significato di corrispondenza rispetto alle richieste, forse anche qualche cosa in più. Articolo 1, istituzioni e competenze della Commissione. Questo è il testo approvato in Commissione che va in aula del Senato. A sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause di un disastro con un anno prince, di seguito denominata commissione, con il compito di punto A. Chiarire tempi di sopravvivenza minime e massime delle vittime del nuovo prince alla luce dei dati tossicologici campionati, attraverso l'esame della documentazione medico legale prodotta da funzionari tecnici chiamati dibattimento, opportunamente integrata con la documentazione fotografica e video realizzata all'interno del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi, mai portata all'attenzione della magistratura, compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia delle autorità civili che militari. Punto B. Accertare le cause della collisione del traghetto con la petroliera Aci Papuzzo, con il 10 aprile 1991 nel porto di Roma. C. Accertare in particolare, qui ci sono una serie di punti non fondamentali, l'esatta posizione in cui la petroliera aveva dato l'ancoraggio e l'effettivo orientamento ai motori. Ci sono stati scritti libri e panfletti su questa questione. La rotta di One Prince e la rotta di collisione. Il ruolo del personale della città Abruzzo, ricordava anche Loris, nell'immediatezza della collisione e successivamente, punto di maggiore attenzione al fatto che oggettivamente non fu dato all'arma in soccorso se non per i flebi del Prince, ma da parte della città Abruzzo non ci fu la segnalazione che invece la collisione aveva avuto con un traghetto che non è la stessa cosa di una piantina che con una cosa, quindi noi Prince è pagato per ore, per tutte le ore della notte il mare aperto senza nessuno che in qualche modo avesse cercato al di là del banco di nebbia che era, non sarebbe stato difficile scorgere. 4. Quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera della città Abruzzo antecedente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa. 5. Le condizioni di armamento, questo direi fondamentale, delle navi di provincia della città Abruzzo, sia sotto il profilo della corrispondenza e organizzazione di bordo, sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite. 6. Credo anche questa è tanto importante se non capitale, lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi. 7. Le reali motivazioni sottese alle indagini e al successivo proscioglimento. Ecco perché ho considerato un'offesa quella che in qualche modo mi indicava come traditore nei confronti dell'armatore onorato rispetto a vicende che non riguardano soltanto questo ma in generale, e nel comunicare in qualche modo di replica ho detto semplicemente che il signore si vada a vedere i verbali, gli ascolti, gli atti, i documenti su cui è stata impegnata in questi 7-8 anni la commissione e l'aula del Senato. Quindi le reali motivazioni dell'indagine e il successivo proscioglimento dell'armatore onorato, verificando altresì gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti nei periodi successivi ad opera di personale della compagnia navale, ovvero di nuovo. L'eventuale responsabilità relativa a depistaggi ed occultamenti, elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti. Voglio citarvi anche il punto 2, perché è un altro punto dibattuto che rappresenta probabilmente anche un elemento di novità della costituzione della commissione d'inchiesta,
perché anziché istituire una commissione d'inchiesta, ripeto la differenza tra bicamerale e monocamerale come questa, ma abbiamo cercato di dargli anche una, oltre che un indirizzo molto preciso, molto dettagliato, anche un termine molto stringente con cui concludere i lavori. La commissione conclude i propri lavori entro 2 anni, quindi anche ragionevolmente rispetto a tempo che veniva supposto indicato, ma ora lo si è approvato nell'autunno, i 2 anni rimangono comunque indeterminati se non c'è uno scioglimento anticipato delle Camere. Ma comunque sì, conclude i propri lavori entro 2 anni dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sulla attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Inoltre, il Presidente della Commissione presenta al Senato, questo è un punto che ho fortemente voluto, ogni 6 mesi una relazione sullo stato dei lavori. Quindi, se cercate di conciliare un lavoro che inevitabilmente per le caratteristiche di una commissione di inchiesta, che lavora come sostanzialmente lavorerebbe una commissione della magistratura, quindi ha la funzione diciamo giuridica di tutti gli effetti, quindi con riunioni che sono sottoposte al segreto istituzionale, ma ovviamente non abbiamo concepito l'istituzione di questa commissione come una commissione che lavora esclusivamente soltanto nelle proprie stanze, anzi è chiamata a rispondere al primo luogo alla del Senato e di conseguenza a rendere conto del proprio operato, concependo anche le difformità di posizione divenute, perché indipendentemente da maggioranza e minoranza che si possono registrare, sono ammesse appunto relazioni disgiunte. Nonostante questo, il lavoro lo rivendico, perché da questo punto di vista chi mi conosce non sono effettivamente un soggetto che si mette in mostra, ma almeno nell'umiltà e nel lavoro silenzioso, quando poi mi arriva qualche palata di fango, reagisco. Ho fortemente voluto che ci fosse un'iniziativa forte e immediata da parte del Senato. Ricordo a tutti che le richieste presentate da altre forze politiche del Senato erano ricordate più o meno 3, 4 firme, 5, compresa la nostra inizialmente, la prima firma del senatore Mancone. Dopodiché ho assunto un'iniziativa che era l'unica che ci poteva in qualche modo consentire, come dire, un iter accelerato, che era quello ovviamente di superare le 35 firme necessarie per la procedura di urgenza che sono state raccolte in poche ore, più di 50. E questo ha consentito, voglio sottolineare questo aspetto, poi ci ritornerò in un altro passaggio, e questo ha consentito grazie anche alla sensibilità e alla disponibilità del Presidente della mia Commissione, onorevole senatore Matteoli, con il quale mi contraddistingue una diversità dal punto di vista del programma culturale, delle esperienze. Diciamo che nelle passate legislature ci siamo abbastanza graffiati, in maniera anche molto pesante, ma devo dare atto, e dopo volentieri atto, della sensibilità, dell'attenzione con cui ha seguito lavori, con cui ha sostanzialmente fatto in modo che questo lavoro arrivasse in tempi ragionevoli. Sto evito tuttora di polemizzare rispetto a piccole forze politiche che hanno ritardato, come giustamente segnalava Loris dal punto di vista delle preoccupazioni, ritardato la segnalazione dei nominativi per far partire questa commissione.